Parata di stelle per la 49esima edizione del Trofeo Nico Sapio, in scena alle piscine dello Sciorba di Genova, sino a domenica 12 novembre. Dal campione mondiale dei 50 farfalla Thomas Ceccon a Simona Quadarella, da Benedetta Pilato ad Alberto Razzetti, sino agli stranieri Tom De Boer, olandese, e alla russa Anna Egorova, che sarà avversaria proprio della Quadarella nei 400 stile libero. Soddisfatta la presidente del Genova Nuoto, Mara Sacchi. Finalmente ci siamo, è stata una preparazione quest'anno faticosissima, peggio degli altri anni. Abbiamo superato il record dell'anno scorso che pensavo fosse il massimo come presenza e gara. Quest'anno siamo oltre di più di 100 presenze e gara. Comunque ce la faremo, la giuria è bravissima e quindi tutto bene, siamo molto soddisfatti, anche perché abbiamo tutti i campioni della nostra nazionale. E quindi all'ultimo è arrivato anche Ceccon, che è il big, diciamo anche per le Olimpiadi di Parigi, credo che sia la speranza più grossa per la nostra nazionale. Che fra l'altro ci sarà una sfida con il nostro Alberto Razzetti, una sfida nei 200 misti. È tantissimi anni che non si incontrano, quindi questa sarà una sfida veramente da stelle. Poi abbiamo la Pilato. Abbiamo tutti i medagliati, Pilato, Miressi, tutti, Martinenghi, abbiamo tutti i medagliati delle ultime mondiali di Fukuoka. Quindi siamo molto oltre a tutto il resto nazionale, però non me li fa elencare adesso perché sono così tanti che non me li ricordo. Sarà un'edizione dai numeri incredibili, per un totale di 3.632 presenze gara, 2.418 per gli assoluti e 1.214 per ragazzi ed esordienti. Alla conferenza stampa di presentazione tante autorità, a partire dall'assessore regionale allo sport Simona Ferro, a quella del comune di Genova Alessandra Bianchi, al presidente del CONI regionale Antonio Micillo. Ricordiamo che Nico Sapio, a cui è dedicato il trofeo, era un giornalista in servizio alla RAI di Genova, come telecronista specializzato nel nuoto e nella vela, e radiocronista della prima ora in tutto il calcio, minuto per minuto. Morì il 28 gennaio 1966, all'età di 36 anni, assieme a tutti gli atleti della nazionale azzurra di nuoto, in un incidente aereo a Brema in Germania, dove si stava recando per una telecronaca. Ed oggi il Nico Sapio è una manifestazione che dà lustro alla città, anche in vista del 2024, quando Genova sarà capitale europea dello sport. E ci sarà anche la 50esima edizione del trofeo Nico Sapio.